Salve amici, oggi siamo qui tra i campi incolti, vediamo che cosa riusciamo a trovare. Mi imbatto subito in questa specie di tarasacco. Wow, sono proprio fortunata. Tagliando il gambo contiene una sostanza simile al latte, di colore bianco e molto concentrata. La pianta raggiunge fino a 50 cm di altezza ed i suoi fiori sono ricchi di nettare. Con le sue proprietà depurative e antinfiammatorie è un ottimo alleato nella cura delle malattie legate al fegato. È una pianta erbacea, perenne. Foglie sono semplici, oblungue, lanceolate e lobate, con margine dentato prive di stipole. Taglio la pianta in prossimità della terra, lasciando le radici sotto. Siamo ad aprile, mi serviranno solo le foglie ed i fiori. Questo tipo è un po' spinosa, non fa nulla, ne raccolgo solo una pianta perché è più gustosa ed ottima per il mio fegato dopo il periodo invernale. Che bello, c'è anche la cetosella, ovvero il cosiddetto trifoglio. È una pianta immunostimolante, ottima per il sistema immunitario in quanto dispone di buone quantità di vitamina C. A me interessano le radici della cetosella perché ha un effetto dissetante. Raggruppando tutti gli steli sopra la pianta, riesco ad estrarla con facilità. Non ne raccolgo molte, massimo 2-3. Per preparare una bella insalata poi. Mi sento molto fortunata. Ecco adesso la rucola selvatica che conferisce alla dieta calcio, acido folico, vitamina A, C ed E ed ha proprietà afrodisiache. Wow, trovo anche l'aglio orsino. Già fiorito, ottimo. È un potente antimicrobico, un antibatterico. Lo estraggo con cura per aggiungerlo alle altre erbe che già ho raccolto. Durante il cammino trovo anche il finocchietto selvatico, un potente depurativo ed un eccellente antispasmodico. Anche qui taglio solo le foglie, lasciando le radici sottoterra. Così da favorire la rinascita. Alla fine trovo dei fiori di borragine. Conferiranno un ottimo sapore di cetriolo alla mia insalata che andrò a preparare. Bene, sono soddisfatta. Andiamo a preparare adesso un'ottima insalata come ricarica energetica dopo l'inverno. Taglio le foglie dell'aglio orsino, ovvero aglio selvatico, a lunghezza desiderata. Divido le radici della cetosella alla pianta.
vado a mettere subito in acqua abbondante e le lascio riposare per circa 2 ore, così da farle ammorbidire. Il tarasacco posso usarlo tutto, ma io voglio solo le foglie perché ci voglio fare l'insalata. Le spezzetto a lunghezza desiderata. Adesso è la volta della rucola selvatica, qui prendo solo le foglie. Anche nel finocchietto selvatico prendo solo le foglie, quelle più tenere. Ed ecco la mia verdura. Mentre lascio essiccare i bulbi dell'aglio orsino. Lavo e risciacquo più volte sia la verdura che i fiori di aglio orsino e borragine. Scolo e lascio sgocciolare. Verso la verdura sgocciolata in un recipiente ed aggiungo i fiori. Spezzetto in parti piccolissime le radici di acetosella. E vado a condire la mia insalata a piacimento. Io gradisco l'aceto fatto in casa, preferibilmente il rosso, olio di oliva e un pizzico di sale. E servo a tavola la mia ricarica energetica dopo l'inverno, un vero disintossicante naturale. Fatto con solo erbe selvatiche raccolte tra i campi incolti. Grazie per aver guardato il video. Se ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale. Ciao!